Bentornati a tutti voi amici in questo mio canale dedicato all'arte, al disegno e all'acquerello. Bene, prima di cominciare vi consiglio di andare a visionare, se non l'aveste già fatto, i pochi video precedenti, in quanto illustro in modo semplice le basi fondamentali del disegno per chi iniziasse adesso soprattutto a disegnare senza aver mai preso una matita in mano. Il video è comunque dedicato anche agli esperti, i quali potranno ripassare alcuni elementi del disegno. Oggi ci occuperemo di come disegnare gli alberi, in particolar modo le cosiddette conifere, la famiglia delle conifere, e nello specifico disegnerò un abete. Per farlo utilizzerò questa comunissima birosfera finissima che a me piace in modo particolare. Voi invece potete utilizzare, oltre che una biro, un colore, quello che vi pare, soprattutto una matita, una B, comune B e via dicendo. Questa è un H perché, come vedrete, la utilizzerò per tracciare un segno leggerissimo, appena percettibile. Bene, direi di cominciare. Sigla. Bene, prima di partire sono doverose alcune precisazioni, nonché raccomandazioni per chi comincia. Allora, innanzitutto dovremo stabilire il centro del foglio dove, in questo caso specifico, porremo la nostra immagine dell'alberello, dell'albero. È essenziale capire dove vogliamo collocare il nostro disegno, altrimenti potremmo incorrere in spiacevoli sorprese, trovare il disegno alla fine della sua effettuazione da un lato rispetto a dove lo volevamo, non al centro, in alto, in basso. Quindi stabiliamo per prima cosa il centro del foglio, che è il centro geometrico, appunto. Come lo stabiliamo? Semplicemente andando a cercare il centro attraverso l'interazione, l'intreccio delle linee diagonali del foglio che uniscono i lati accoppiati, i quattro lati incrociati ad X. Bene. Stabilito qual è il centro, la raccomandazione che voglio dare è questa qui. Per il foglio il centro rimane questo punto qui, l'incrocio, la sintesi delle due linee, mentre il centro visuale, che non ha nulla a cui vedere con il centro geometrico, è al di sotto di questo punto, più o meno qui o qui. Ecco perché. Perché la regola è quella di mantenere sempre più spazio, in questo caso bianco, del foglio sopra che sotto. Quindi lasciate molto spazio all'inizio del foglio in alto, meno sotto. In questo modo non incapperete nell'errore di inquadratura. Bene, spero di essere stato chiaro e ora possiamo iniziare. Innanzitutto dobbiamo stabilire, e per questo vi rimando a uno dei miei primi video, dove l'immagine, l'albero, deve essere collocata all'interno di che involucro? L'involucro più naturale per le conifere, per l'albero di Natale, l'abete, è un triangolo
che in sviluppo diventerà un cono, ma a noi basta solo il triangolo, la figura geometrica. Bene, stabilito ciò, la disegniamo. Un triangolo più o meno preciso, non importa essere precisi tanto in questa fase. Ecco, lo centriamo. Può andare bene. Stabiliamo il centro attraverso una linea verticale, suddividendolo in due parti, lo stesso triangolo, e otteniamo così lo scheletro, l'ossatura del tronco. Esercitatevi, anche se i primi risultati non saranno quelli che vi aspettate, procedete con calma, tranquillità, concentrati, e sono sicurissimo che se mi seguirete i risultati non tarderanno. Bene, la tecnica che utilizzerò è a punteruolo, cioè picchetterò con la punta, in questo caso della biro, e voi potrete farlo con la matita. Non ho specificato prima forse perché uso la biro, perché con l'inchiostro nero rendo più visibile tutto il lavoro, tutto l'operato. Passiamo ora alla tecnica del punteruolo. Prima di farlo però ancora un'altra precisazione. Allora, questi sono tipi di fogliame di abete di bosco, quelli giganti che ho portato dal Trentino apposta. Allora, abbiamo questo tipo di fogliame ghiformi grande, abbiamo quest'altro tipo di foglia sempre di forma minuscola, un po' più minuscola, e come potete notare piatta, non è tonda come questa, ecco. E poi c'è la mia preferita, che è questa ghiforme molto delicata, piatta, tendente verso un lato, se riuscite a vederla, ecco. Questi sono i tipi di foglie aghiformi dell'abete. Ora, rappresentare questo tipo di fogliame attraverso un disegno che rappresenta appunto un albero in lontananza è pressoché impossibile. Una delle tecniche migliori è appunto questa del punteruolo. Chiaramente io la eseguo a biro, voi a matita non dovreste avere particolari problemi. Thank you.